I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno arrestato sette persone, di cui tre stranieri, che contrabbandavano gasolio classificato, ma solo sui documenti di viaggio, come olio antiadesivo e anticorrosivo. Sequestrati quindi un deposito abusivo, sei autocisterne, cinque cisterne da mille litri e oltre 87.000 litri di carburante per un valore di oltre 500.000 euro. Altre tre persone sono state denunciate. Il gasolio era destinato a distributori stradali compiacenti che poi lo rivendevano evadendo le tasse.